Successo. Allora, buongiorno. Oggi è il 7 luglio 2020, è la seduta in seconda convocazione della prima commissione consiliare. Procedo con l'appello e chiedo per favore ai consiglieri di prestare anche il loro consenso. E poi, se doveste andare via durante la seduta, per favore comunicatemelo, perché sono sola. Presidente Evola. Sono presente e acconsento alla registrazione. Vicepresidente Mineo? Assente. Assente. Consigliere Forello? Assente. Assente. Consigliere Chinnici? Assente. Assente. Consigliere Sala? Assente. Consigliera Rini? Buongiorno, presente e do il consenso alla registrazione. Consigliere Ferrandelli? Sono presente e acconsento alla Perfetto, registrazione. prego, Presidente. Perfetto, buongiorno. Allora, così come avevamo stabilito ieri, secondo il calendario, oggi entreremo nel merito del debito fuori bilancio che proviene, mi pare, dall'area della riqualificazione urbana. Dico bene, Sì, avvocato rigenerazione Panetta? urbana, esatto. Sì. Perfetto. E quindi, se non ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri, io passerei subito la parola all'avvocato per entrare nel merito del debito. Ci Perfetto. sono Mi sentite interventi? bene? No, e allora le passo la parola. Ok. Allora, riprendiamo dove abbiamo lasciato ieri. In buona sostanza trattasi di un contenzioso instaurato dagli eredi di una serie di particelle dove nel lontano 1985 il comune decise di fare una serie di opere primarie nell'ambito del quartiere PEP Resuttana. Quindi parliamo di opere molto, diciamo, indietro nel tempo. A seguito della programmazione, quindi della redazione dei relativi progetti, nell'86 si passa alla fase esecutiva. Quindi il comune si mette nel possesso di queste particelle, previa dichiarazione di pubblica utilità. E 2 anni dopo, liquida, secondo i suoi calcoli, le tabelle, diciamo, vigenti in tema di quantificazione delle indennità di esproprio, la bellezza di 500, l'equivalente di 514 mila euro, ai tempi c'era la lira, che era l'80% del totale calcolato per l'indennizzo, e accantona il rimanente 20% presso la Cassa Depositi e Prestiti. Oggi arriva una sentenza del TAR del 2000, questi fatti. Oggi arriva una sentenza che ci vede soccombenti del TAR del 2019 a seguito di un giudizio incardinato nel 2015, quindi 4 anni precedenti, dagli eredi di questi signori che vengono espropriati dalle loro proprietà. Che Perdonami, succede? scusami, quindi quali sono le date? Nell'85 I si fatti, decide. l'esproprio si consuma dall'86 in poi, Sì. ma il contenzioso viene incardinato solamente nel 2015. Perché non sono soddisfatti del quantum Perché non sono dato. soddisfatti della proposta del comune in termini quantificativi. E ora vi vengo a spiegare cosa succede e perché è stato instaurato questo contenzioso. Sì, scusami. Cioè, di fatto, diciamo, l'attesa è Non così è lunga. passato troppo tempo, avvocato, non è passato Sì, troppo infatti, non vi tempo. spiego il giudizio. Il comune ha eccepito una serie di anelli deboli della difesa dei cittadini, però ora vi spiego un pochettino l'andamento del giudizio. È passato tanto tempo relativamente, perché? Perché la normativa prevede che quando un ente, previa dichiarazione di pubblica utilità, si mette nel possesso di un bene privato, entro 5 anni successivi deve chiudere il cerchio. Quindi, in teoria, ricordi logica, se nell'86 il comune si è messo nel possesso, entro il 91 avrebbe dovuto concludere l'iter con l'acquisizione definitiva dell'area e quindi con tutti i passaggi conseguenziali. In realtà ci sono state due proroghe normative, e quindi, diciamo, questo termine andava a scadere nel 1995. Nonostante queste due proroghe, comunque al 1995 non avviene nulla, e di fatto comunque viene dato ai proprietari originari un indennizzo riconosciuto, versato materialmente un indennizzo di
in lire per l'equivalente di 514.000 euro. Quindi ecco perché i tempi sono così dilatati. Non è che non hanno avuto niente, probabilmente, diciamo, non avevano tutte queste esigenze di agire, perché residuava un 20%, oltre ad altre voci che adesso vi vado a dire, che hanno, diciamo, azionato nel relativo giudizio. Avviene che questo giudizio viene incardinato dagli eredi perché non solo non si ritengono soddisfatti, ma perché ritengono anche che, come più delle volte avviene in questo genere di giudizi, oltre all'indennizzo per l'esproprio, siano, diciamo, legittimati a richiedere una sorta di risarcimento per l'occupazione illegittima dal tempo che intercorre dall'immissione in possesso all'acquisizione definitiva. E allora agiscono in giudizio per chiedere rispettivamente il risarcimento di questi danni, la restituzione delle aree, cosa che ben capirete è impossibile perché nel frattempo sono state realizzate opere edili primarie nel quartiere Resuttana, o appunto la legge, diciamo, dà quest'ancora, questa ciambella di salvataggio agli enti, un indennizzo, il crescente indennizzo calcolato in base al DPR 327 del 2001. Il giudizio dura 4 anni, il comune si difende con l'avvocatura, e sostanzialmente fonda le sue difese su 2 fondamentali eccezioni, una molto tecnica: ritiene che ci sia un difetto di legittimazione del giudice amministrativo, quindi in buona sostanza che questo genere di giudizio andava incardinato davanti al giudice ordinario e non davanti al TAR. E la seconda, che è quella che credo che volesse, diciamo, in un certo qual modo evidenziare il consigliere Sala, che a seguito del decorso di così tanto tempo avesse maturato un diritto ad acquisire per usucapione le aree. Quindi questa è una eccezione un po' più, diciamo, che entra nel merito della fattispecie. Entrambe vengono rigettate. La prima, sempre per motivi tecnici, perché il TAR fa tutta una dissertazione, riconosce che ci sono 2 orientamenti diversi, uno è quello richiamato dal Comune, secondo cui quando c'è una dichiarazione di pubblica utilità viziata e legittima, ed è il caso nostro, e poi vi spiego perché, spesso il TAR e i giudici investiti si sono pronunciati per una competenza del tribunale ordinario, ma c'è pur sempre un orientamento, diciamo, contrario, che invece attribuisce la piena competenza al TAR. Ovviamente, se ci vede sotto commenti questo giudizio, significa che il TAR è aderito per questa seconda tesi. La fattispecie, la dichiarazione di pubblica utilità era illegittima perché la relativa delibera che era stata, diciamo, confezionata mancava dell'indicazione dei termini entro cui compiere i passaggi successivi, motivo che la rendeva appunto del tutto carente. Ma questa linea non è stata accettata, accolta dal TAR, anche se avrebbe spostato la partita, diciamo, davanti a un altro arbitro, il giudice civile, non è che ci avrebbe fatto vincere il giudizio. Comunque, non è stata accettata. Quindi a questo punto il TAR entra nel merito della vicenda e quindi fondamentalmente nell'unica eccezione residuale, che è quella se ha usucapito o meno il comune i terreni. Anche questa viene rigettata. Anche qui il TAR fa un percorso dove, diciamo, si sofferma sulle varie pronunce della giustizia amministrativa di merito che ha affrontato il punto, quindi il TAR di Catania, il Consiglio di Stato, che è l'organo, diciamo, di giustizia amministrativa di grado superiore, e in buona sostanza va a spiegare, va a motivare la propria sentenza, la propria decisione di rigettare la doglianza del Comune, dicendo che come il titolo di acquisizione costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui abbiamo appena parlato era illegittimo e quindi si configura un'occupazione sine titolo, cioè senza un titolo valido, e allora l'usucapione non decorre, non inizia a decorrere, non si può maturare perché si fonderebbe su un illecito che si dice tecnicamente essere permanente perché nasce, fonda le proprie basi su un atto iniziale carente, non assentito. Quindi lo stesso motivo alla base del quale avevamo fondato la prima eccezione di incompetenza dell'autorità adita, alla fine ci torna indietro come un boomerang negativamente, anche per farci perdere il diritto allo sucapione, fermo restando che comunque il TAR entra nel merito,
anche del computo dei termini, quindi del ventennio, e dice che, mi riallaccio alla premessa, i termini per il ventennio sarebbero decorsi dalla scadenza della seconda proroga entro cui il Comune avrebbe dovuto, diciamo, acquisire l'area, quindi 1995, nella fattispecie agosto 1995. Siccome il giudizio viene incoato dai ricorrenti prima dell'agosto 2015, nei primi mesi del 2015, anche se per pochi mesi, in ogni caso, a tutto concedere, anche se per poco, il ventennio non si sarebbe concluso e quindi il Comune non avrebbe potuto dimostrare l'avvenuta acquisizione per usucapione delle proprietà. A questo punto, quindi, cosa dispone il TAR? Dispone di restituire le aree con rimessione in pristino ai legittimi proprietari, o meglio, agli eredi dei legittimi proprietari, a risarcire con un equo indennizzo per l'occupazione, a questo punto è legittimo per tutta questa durata, quindi dall'immissione in possesso a oggi, alla data della domanda, quindi al 2015, i proprietari, o in subordine, relativamente alla prima condanna, al primo punto di condanna, riconoscere un'indennità di espropriazione secondo la normativa vigente, e non quantifica nulla. A questo punto il Comune, gli uffici soprattutto, si trova la patata bollente di dover gestire questa vicenda. Perché? Perché un'eventuale, diciamo, insoddisfazione dei cittadini in questione avrebbe potuto, diciamo, legittimare ulteriori azioni, ulteriori danni. E quindi si mette in moto la macchina per andare a quantificare e chiudere, diciamo, il cerchio relativamente alle somme dovute a questi signori. Il Comune si orienta, quindi gli uffici si orientano di concerto con l'avvocatura e nel corpo della delibera che ci arriva ci sono anche, diciamo, questi atti, e quindi si procede a una quantificazione in questi termini. La cifra complessiva viene stimata, viene calcolata in 913.000 euro. A seguito dell'applicazione dei parametri dettati dalla legge del DPR 327 del 2001. Da questi 913.000 euro però bisogna scorporare i 514.000 euro che già sono stati a suo tempo dati, che era l'80% della cifra iniziale destinata per l'acquisizione dell'area, che però non si è concretizzata. 128 sono illo tempore, e la cosa è stata rispolverata, quindi è ancora attuale, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti, quindi residono 290.000 euro, che è la somma del debito che oggi siamo chiamati, diciamo, su cui siamo chiamati a esprimere parere. In questa somma, quindi, non è tutta imputabile indennizzo, perché la bellezza di, vado a dire quanto, la bellezza di circa, un attimo ve lo vado a dire, eccola qua, la bellezza di 173.000 euro quasi sono stati calcolati per occupazione illegittima fino al 31 2020. Scusa, buongiorno. Ciao, buongiorno, consigliere. Ciao, consigliere. Nell'attuare questi calcoli... Buongiorno a tutti, scusatemi l'interruzione. Nell'attuare questi calcoli, il Comune, gli uffici, di concerto con l'avvocatura, applicano, diciamo, due criteri che vanno a contenere le cifre a nostro favore. Uno è quello dell'applicazione del termine prescrizionale, quindi vengono riconosciute soltanto gli ultimi 5 anni per quanto riguardano gli indennizi, e soprattutto viene calcolato, ai sensi del 1227 del Codice Civile, anche un concorso di colpa nella causazione di tutta questa vicenda a carico dei proprietari. Ovviamente questa applicazione di questo criterio che attribuisce un concorso non è una decisione arbitraria da parte di uffici e l'avvocatura, ma si fonda su un orientamento di casistiche analoghe già valutate da altri tribunali e in altre sedi a favore dell'amministrazione che ha di fatto occupato i terreni altrui. Tutto questo però mi corre obbligo di dirvi che, anche riconoscendo il debito di 290.000 euro, anche gli uffici liquidando, diciamo, questa rimanente parte, sbloccando quindi a favore dei proprietari 128.000 euro, non blinda la cosa. Non blinda la cosa in che termini? Ovviamente questa è un adempimento spontaneo del Comune che
nell'adempere si attiene, ripeto, alla normativa vigente che è il DPR 327 del 2001, alla giurisprudenza costante o quantomeno consolidata in materia, ivi comprese quindi l'applicazione della prescrizione degli ultimi soltanto relativi agli ultimi 5 anni e della falcidia del 50% a titolo di concorso dei dei proprietari, ma nulla esclude che i proprietari con loro legale, nonostante ricevessero queste soldi, potrebbero non ritenersi soddisfatti e incoare un contenzioso per un residuo, per un'ulteriore somma e quant'altro. In ogni caso la sentenza va ottemperata, ma il problema di questa sentenza è che non dice quanto, come pagare, ma dà soltanto al comune la doppia possibilità o di restituire le aree o di procedere al riconoscimento dell'equo indennizzo. Se ci sono domande, io sono disponibile a restituire le aree, ma perché le aree infatti sono impossibile. È infatti impossibile. Però tecnicamente si agisce così. Siccome io sono stato privato dell'incidente di un bene, io mi rivolgo all'autorità giudiziaria per dire: o mi fai restituire il bene con ripristino dei luoghi, o in subordine mi fai riconoscere un indennizzo equo. Ovviamente è impossibile tecnicamente la restituzione delle aree, però nulla vieta, nulla osta che io la posso richiedere perché ne sono stato privato illegittimamente nel caso specifico. È una cosa tecnica, ma è normale che non succede mai che c'è una restituzione delle aree. Ah, piccola chiosa, in tutto questo c'era anche che una piccola porzione di queste aree, diciamo, espropriate, nel frattempo è stata rientrata in un anello ferroviario e quindi, diciamo, si è costituita una piccola servitù in favore di RFI. Questo aspetto viene anch'esso esaminato, ma sia l'avvocatura che gli uffici convengono che, trattandosi di una cosa residuale, circa 40 metri quadri, ha un valore venale talmente, diciamo, basso che non va a incidere nell'economia dell'intera vicenda, quindi viene, diciamo, bypassato sia dagli uffici che dall'avvocatura per dare corso, diciamo, al problema principale, che sono queste somme di un certo peso. No, la cosa che mi lascia un po' così è che mi pare di capire che la storia potrebbe proseguire ancora. Non ci sono certezze, non ci possono essere certezze sul punto. Bah. Comunque, questa è ovviamente una sentenza. A che grado siamo? Siamo al primo grado della giustizia amministrativa, ma non so se ci sono ancora i termini per la sentenza 2019. Non so se ci siano ancora i termini per impugnare. Ah. Quindi, insomma, in realtà ce ne potrebbero essere altri gradi. Boh. Però nel frattempo c'è una sentenza. Quindi è difficile, possiamo sapere. Non è che possiamo non ottemperare. No, assolutamente. Ovviamente. I pareri sono entrambi favorevoli. Ma ti volevo chiedere già ieri questo, siccome in genere il Collegio dei Revisori articola, cioè non sempre, ma a volte articola il loro parere, hanno evidenziato in questo caso? Sì, la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, perché... Vabbè, questo sempre c'è. No, non c'è nulla di... Non ho riscontrato nulla di particolarmente specifico, se è questo che mi chiedi. Ok, va bene. Io non so se i colleghi hanno domande su questo, però... Non lo so. Domande? Presidente, io volevo informare la Commissione che ha risposto la responsabile del procedimento ieri che abbiamo convocato È entrato il consigliere Chinnici. Sì, buongiorno consigliere. Ci ha rappresentato la dottoressa D'Agostino che dirigente del servizio sarà in ferie fino al 31 agosto e comunque io ho confermato la richiesta di partecipazione sua domani, quindi domani avremo quantomeno la responsabile del procedimento. Chiedo di intervenire. Sì, certo, consigliere, prego. Poiché questo iter ancora non è definito, ma in definizione, perché arriviamo dopo 19 anni ad una sentenza di primo grado, ma non conosciamo nulla sul prosieguo, e poiché la dottoressa Tedesco ci ha detto che domani
si potrebbero avere più approfondimenti. Io le propongo di accantonare questo debito fuori bilancio, ascoltare la dottoressa D'Agostino per poi potersi pronunciare con più serenità. Mi associo a quello che ha detto il collega Ferrandelli, presidente. Ma guarda, lo avrei proposto io stessa, non ci sono dubbi, che anche perché voglio, per quanto sia una sentenza, ho bisogno di nuovo di leggerlo. È stata molto importante la spiegazione che ha fatto l'avvocato Palmigiano, però no, non ci sono dubbi. È utile assolutamente. Poi, una volta che domani abbiamo l'incontro, sarebbe assurdo pensare oggi di esprimere un parere. Chiaramente dico, abbiamo poco da esprimere, però sicuramente tanto da invece da approfondire. Va bene, ok, perfetto. Intanto grazie, avvocato, del lavoro fatto. Ne sono arrivati altri debiti? No, al momento no. Ok, ma domani, scusatemi, noi in realtà avremmo la prima audizione su uno dei due regolamenti, o ricordo male? Dottor no, la domani... prima audizione è giovedì, domani okay. È dedicata all'audizione della dottoressa D'Agostino sul debito. Vabbè, no, perché temevo appunto che potessero accavallare le due cose. No, giovedì vabbè. Abbiamo Tari e venerdì abbiamo patrimonio con stadio, cimiteri, Emmaus. Perfetto. Abbiamo sì. Un po' di materiale da affrontare. Sì. Va benissimo, perfetto. Ok, va bene. Allora, signori consiglieri, se non ci sono comunicazioni o altro, io chiederei di leggere il verbale e chiuderei la seduta rinviando a domani. Sì, procediamo col verbale. Perfetto, allora inizio. La Presidente Evola apre la seduta invitando l'avvocato Palmigiano ad illustrare, come stabilito nella seduta precedente, il debito fuori bilancio proveniente dall'ufficio espropriazioni. L'avvocato Palmigiano fa una disamina tecnica della proposta di deliberazione e ne ricostruisce la storia. La Presidente Evola e il consigliere Sala chiedono le motivazioni di tempi così lunghi, così dilatati del giudizio, e l'avvocato ne spiega le cause e va poi ad esaminare l'iter del giudizio e le sentenze, con particolare riferimento a quella del TAR. Lo stesso si sofferma poi sull'attività posta in essere dall'avvocatura e dagli uffici, con particolare riferimento all'indennizzo dovuto, poiché il TAR nella sua sentenza non lo ha quantificato. Evidenzia che non era possibile restituire le aree e quindi il Comune, basandosi sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza costante, ha quantificato le somme. La Presidente Evola chiede se è possibile che la vicenda prosegua e vi siano altri gradi di giudizio, e l'avvocato Palmigiano risponde che al momento non c'è certezza di ciò. Interviene il consigliere Ferrandelli, il quale, proprio in considerazione del fatto che non vi è alcuna certezza del futuro, propone di aspettare l'audizione della dottoressa D'Agostino prevista per domani, e la commissione concorda. Perfetto, io direi esprimo il mio voto favorevole al verbale. Perfetto, anche io sono favorevole. Anch'io favorevole. Favorevole. Ugo Forello e consigliere Sala, mancate voi. Io non posso che essere favorevole. Consigliere Forello? L'ho detto favorevole. Scusi, non l'avevo sentito. No. Va bene. Sono le 10:35, se Presidente lei posso interrompere la registrazione? Assolutamente sì, ci vediamo in consiglio alle 15:00. Sì, assolutamente sì.